Buongiorno a tutti, oggi volevo parlarvi di due espressioni, quindi due verbi che spesso vengono fraintesi, cioè chi non è reggiano mi chiede a volte spiegazioni su queste due espressioni perché sembrano molto simili all'italiano ma hanno qualcosa di diverso. La prima che ho scritto, sat credet, sarebbe cosa ti credi, cioè il verbo credere al riflessivo. Il verbo credere, innanzitutto faccio vedere anche come è scritto questa S che ho messo, che è sempre difficile un po' da capire per chi non è reggiano, perché è una contrazione che a volte significa sé, a volte in questo caso cosa, sarebbe la cosa, cosa credet, a volte c'è la X, a volte si sente la C, a volte si diventa solo una S, quindi c'è una doppia possibilità di contrarre cosa. Cosa ti credi? Credet, io l'ho scritto in questo modo, come tutte le parole sdrucciole, ha sempre come se fosse credere in italiano, come il debito al debit, il limite al limit. In alcune varianti verso Modena e Bologna lo scrivono con due D, a Reggio è poco sentita, la gente poi tende spontaneamente a scriverla con una sola D, perché se tu glielo scrivi in questo modo ti dicono ma lì c'è scritto in italiano credet, cioè lo leggono con la vocale geminata, cioè con la vocale la doppia marcata, e ti dicono qua in reggiano non si dice credet, si dice credet. Soprattutto poi in questo caso, quando i poeti in genere quando è finale, cioè per esempio il cred lo possono anche scrivere in questo modo, cred. Quando non c'è qualcosa dopo, perché se non c'è una vocale dopo, la gente può tendere a leggere cred. Ma ho scelto il verbo sbagliato, diciamo, perché quando non c'è in italiano, poi finiscono per non metterlo assolutamente mai, come il fumo al fom. Mi fanno così, per esempio, quando scrivono dialetto, qualcuno mette la doppia T, e potrebbe anche stare, una scelta. Però quando c'è poi una vocale dopo non è riconosciuta, e poi soprattutto quando in italiano, gli esiti dell'italiano che sono appunto le parole sdrucciole, oppure quando c'è una M come al fond, la lima per un doppio motivo, perché c'è anche la vocale dopo, non viene riconosciuto. Quindi arrendendoci di fatto, usiamo un metodo fonetico, abbiamo scelto a Reggio di scriverlo in questo modo e di dare la brevità della vocale, assegnarla solo all'accento. Chiusa questa parentesi, forma interrogativa, quindi at cred e credet in questo caso. Questo non è at cred il clitico, ma è la particella riflessiva, come io mi credo. Sat credet, cosa ti credi? Allora, la differenza tra il verbo credersi e il verbo credere c'è al riflessivo anche in italiano, per esempio ascret furbo, cioè si crede furbo, crede se stesso, ma quando lo uso in dialetto non vuole sempre dire, non è sempre inteso come riflessivo. Io posso dire anche mi credevo, dire anche ardiva d'aver fatto un bel lavoro, non è che credevo me stesso, credevo, mi illudevo. Quando è il senso, se io metto un riflessivo, lo uso a riflessivo, il verbo credere assume, cioè metto come sottinteso il fatto che credo una cosa che poi si è rivelata non essere vera. Quindi alla prima persona, per esempio, io lo posso usare solo al passato, non lo uso mai al presente. A cred di aver fatto un bel lavoro, non si dice. A cred di aver fatto un bel lavoro, credo di aver fatto un bel lavoro, sono convinto, ne spero, però am cred è am cardiva, cioè nel senso che poi io credevo di aver fatto una cosa bella, invece non è stato vero. Am cardiva c'è per tanto, vendere la macchina, dannito, mi illudevo, in questo caso. Al presente invece lo posso usare anche sia, in questo caso, alla seconda persona o alla terza, beh, ascrede c'è per qualche aspetto, vedrete, cioè quando si crede che prenderà
che quando vende quello che ha comprato tornerà a prendere lo stesso prezzo. Cioè, io lo posso dire perché ne sono convinto io, quindi lo posso dire anche al presente. Quindi se dico sa credit invece che sa credit, io con una semplice particella riflessiva evidenzio il fatto che evidenzio il fatto che sono convinto che tu stia pensando una cosa sbagliata. È una cosa ascribe. Se io parlo di una terza persona e dico ascribe di aver fatto chissà cosa, crede di aver fatto chissà cosa, ma lascio intendere con questa particella che io sono convinto che lui no, in realtà non l'abbia fatta, cioè si illude. Non... Invece il verbo credere da solo, oltre che al significato italiano, quindi neutro, crede, nel senso può essere vero, può essere, gli do la possibilità di avere ragione in quello che ha fatto, in modo non transitivo significa anche obbedire. Quindi se si sente dire per esempio ma calcaglian cradnia, cioè il cane non crede nel senso che non obbedisce, non è che è agnostico. Credere è molto usato anche nel senso credma me, cioè dammi, fidati. Credere nel senso di obbedire e nel senso di fidarsi. Un'espressione, anche questa, che incuriosisce molto, in questo caso è difficile, non c'è un paragone con l'italiano molto simile. Se ti è indiviso, cosa ti è indiviso, lo dovremmo dire così. Molti sono curiosi dell'origine, in realtà questa è una cosa, è un esito che deriva da una storpiatura. Già mia nonna, io me la ricordo, che a volte sentiva, diceva davis, a me davis che si arrivè, prova a guardare che è fuori dal cortile, che io sento una macchina arrivare, prova a guardare fuori nel cortile, ho sentito entrare una macchina, a me davis che sia bella arrivare la cinesia, cioè mi è sembrato, e quindi essere anche in italiano, diciamo, io sono dell'avviso che l'origine è questa, viene d'avviso, quindi originariamente era d'avviso, come diceva mia nonna. E che sarà passato poi probabilmente in davis e poi è arrivato all'esito attuale più utilizzato adesso. Questo in davis non si sente più, si sente ancora davis che lo usano più che altro i vecchi, e invece in divis è molto, piace, è una cosa che piace molto, tipo il dimondi, l'avevo spiegato nel video forse, no, sì, no, ho fatto solo il post sulla pagina della grammatica. Comunque una di quelle parole che essendo tipiche piace molto e viene utilizzata a volte anche italianizzata per scherzare, però in questo caso. Essere in divis vuol dire mi sembra, a me in divis, cioè mi sembra, è un modo per dire mi sembra. In questa forma però si assomiglia anche a credere, cioè qualcosa ti sembra, ti illudi di qualcosa. Se te in divis che runda nera la sia baiso, questo è un modo di dire scherzoso anche questo, che runda nera sia baiso, è così in generale, cioè probabilmente solo per fare rima, non è che si può usare in tanti termini. Rondinare ovviamente è una frazione ed è quasi per chi è della bassa è praticamente montagna, ma in realtà è appena una delle prime frazioni che si incontra andando verso il monte. E in un mondo dove l'essere montanaro è vissuto con orgoglio, nel senso, cioè, questa è una frase che viene messa nel senso, cosa credi che basti solo fare solo questo? Ci vuole ben di più. Questo è il senso. E comunque il senso in questo caso è in divisa, è leggermente più... ti lascia una piccola possibilità in più rispetto che set credit, che... In questo caso l'uso del riflessivo lascia proprio intendere che io non sono d'accordo con te, cioè ascred è una piccola particella che ti fa capire che comunque tu credi una cosa che in realtà si rivelerà sbagliata. Invece a me in divisa è il dubbio.
se te, a Mendivice è proprio come mi sembra, non sono sicuro, però può essere, è una cosa un po' più neutra, un'espressione leggermente diversa. Le espressioni simili in dialetto reggiano, cioè in dialetto reggiano, nelle varietà locali, difficilmente sono dei sinonimi perfetti, perché appunto c'è una tendenza, di questo ne parleremo magari un'altra volta, comunque la tendenza locale, appunto essendo molto affezionati alla propria forma, è di concentrarsi sempre sulle stesse espressioni, usare sempre le stesse parole, e se si cambia vuol dire che si deve cambiare anche il significato. È difficile trovare due cose che siano esattamente la stessa cosa. Invece la lingua nazionale, che di fatto usa tanti sinonimi che sono presi da tante varietà, cioè le varietà locali sono spesso un serbatoio, diciamo, di vocaboli per fare le lingue nazionali, dove la ricchezza della lingua viene considerata anche in base al numero delle parole che ha, quindi si considera che sia un peso usare tanti termini, e allora è incoraggiato l'uso di tanti sinonimi che magari hanno avuto delle origini diverse, ma poi possono avere un uso più ampio e essere utilizzati in vario modo. Vabbè, oggi abbiamo fatto anche troppe chiacchiere e ci fermiamo qua.